Buongiorno a tutti, ben ritrovati, sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video vado a calcolare risolvendo la forma indeterminata più infinito meno infinito, quindi sottrazione tra infiniti, determinati limiti. Quindi ragiono su tre esempi che ho scelto, tre esempi a mio avviso significativi, per farvi riflettere su come poter risolvere questa forma di indeterminazione. Il primo esempio che vi propongo è questo: limite per x che tende a più infinito di e alla x più 1 meno e alla 4x. Quindi la funzione di cui dobbiamo calcolare il limite quando x tende a più infinito è la differenza tra queste due funzioni esponenziali di base e. Allora, prima di tutto, per calcolare il limite, vado a sostituire al posto di x ad esponente dell'esponenziale la quantità più infinito. Otteniamo e alla più infinito più 1 meno e alla 4 volte più infinito. Più infinito più 1 è pari a più infinito, numero positivo 4 per più infinito più infinito. L'esponenziale di base e, quando il suo esponente tende a più infinito, è un esponenziale crescente, a sua volta tende a più infinito. Quindi otteniamo più infinito meno infinito. Di fronte a più infinito meno infinito, non siamo in grado di capire se questo limite esiste o non esiste e se esiste a che cosa tende. La forma necessita di essere trattata. Un modo può essere quello di riscrivere la funzione come un prodotto, come quoziente di funzioni, per poi ragionare su ciò che si può dedurre dalla funzione così descritta. Nel nostro caso ho pensato di fare che cosa? Di raccogliere a fattor comune un e alla x. Quindi raccoglimento totale, raccolgo un e alla x. Quindi divido e alla x più 1 e alla 4x nel raccoglimento per e alla x. Si ottiene e alla x che moltiplica e alla x più 1 meno x meno e alla 4x meno x. Eseguendo le operazioni, entro parentesi tonda, la funzione è quindi riscritta come e alla x per e meno e alla 3x. Andiamo ora a calcolare il limite ragionando su questo prodotto. Allora, e alla x per x che tende a più infinito, l'abbiamo detto prima, tende a più infinito. L'e alla 3x con esponente che va a più infinito tende a sua volta a più infinito. Abbiamo quindi più infinito che moltiplica e meno più infinito, ciò qui tende alla 3x. E meno infinito è pari a meno infinito. A questo punto abbiamo il prodotto tra più infinito e meno infinito. Non è una forma indeterminata, ma questo prodotto è pari a meno infinito. Quindi il limite è pari a meno infinito, è uguale a meno infinito. Vediamo il prossimo esempio. Ecco, il prossimo esempio ci porta a considerare funzioni goniometriche, vedi seno e tangente. Il limite per x che tende a 0 da destra, quindi siamo in un intorno destro di 0, di 2 fratto sen x meno 1 fratto la tangente di x. Allora, anche qui andiamo a sostituire al posto di x lo 0. Otteniamo 2 fratto il seno di 0 meno 1 fratto la tangente di 0. Quando x tende a 0 da destra, x in questo caso è un angolo acuto, tende a 0 da destra, un angolo nel primo quadrante che tende a diventare l'angolo nullo, il seno assume il valore 0. Prima di essere 0, il seno assume valori di segno positivo. Ho segnato quindi uno 0 più. Per quanto riguarda la tangente, il ragionamento è analogo. La tangente, quando l'angolo tende a 0, per valori positivi, siamo a 0 da destra, assume il valore 0 e prima di essere 0, valori di segno positivo. Il quoziente 2 fratto 0 è pari a più infinito. 0 più più infinito. 1 fratto 0 più più infinito a sua volta, ma abbiamo un meno davanti alla frazione. Questo limite quindi è pari a più infinito meno infinito. È la stessa forma indeterminata di prima. In questo caso però non è conveniente, a mio avviso, operare un raccoglimento, non è direttamente visibile. Cosa possiamo fare? Allora, tratto la funzione esplicitando la tangente di x
come rapporto tra seno e coseno. 1 fratto seno diviso coseno può essere riscritto come coseno fratto seno. Naturalmente qui mi sto muovendo in un intorno di 0, dove il seno assume valori diversi da 0 e così la tangente. Siamo nell'intorno destro di 0 nello specifico. A questo punto passo al denominatore comune tra le due frazioni, che tra l'altro il denominatore è proprio seno. Quindi otteniamo 2 meno coseno di x fratto sen x. Andiamo a calcolare, vedete abbiamo un quoziente ora, non più una differenza tra frazioni. Andiamo a calcolare il limite per x che tende a 0 da destra di 2 meno coseno di x fratto sen x. Sostituiamo lo 0 al posto della variabile x. Abbiamo a numeratore il coseno di 0, a denominatore il seno di 0. Il coseno di 0 è 1, quindi a numeratore 2 meno 1 è pari a 1. Il seno di 0 è pari a 0, tende a 0, nell'intorno destro di 0 uno 0 più. 1 fratto 0 è infinito, di quale segno? Più, segno positivo, più infinito. È un 1 fratto 1 0 che prima di essere 0 è, nell'intorno di 0, valore di segno positivo. Quindi anche qui siamo in grado di determinare il limite. Questo ultimo esempio che vi propongo per oggi ci porta a considerare le funzioni logaritmo. Calcoliamo il limite per x che tende a 1 da destra di 2 volte il logaritmo naturale di x meno 1 meno il logaritmo naturale di x alla seconda meno x. Vi consiglio di verificare che 1 è punto di accumulazione per la funzione, che nell'intorno destro di 0 la funzione, entro parentesi quadre, è definita. Dovremmo studiare il dominio di questa funzione, che si determina ponendo maggiore di 0 gli argomenti dei logaritmi, quindi sia x meno 1 che x quadro meno x. Ma nell'intorno destro di 0 andiamo, la funzione è definita e andiamo a capire a quanto può essere pari il limite. Vado a sostituire al posto di x 1. Gli argomenti dei logaritmi diventano rispettivamente 1 meno 1, 1 alla seconda meno 1. Mi raccomando, siamo nell'intorno destro di 1, quindi x prima di essere 1 è leggermente più grande di 1. Quindi la differenza 1 meno 1 si tende a 0, ma prima di essere 0 assume valori di segno positivo. Quindi se vedete ho scritto logaritmo naturale di 0 più, per indicare questo fatto, meno logaritmo naturale di 0 più. Ora, qual è il comportamento di un logaritmo naturale quando siamo alla destra di 0, nell'intorno destro di 0? Il logaritmo presenta un asintoto verticale. La funzione logaritmo naturale tende a meno infinito, assume valori negativi, di segno negativo, man mano che ci avviciniamo a 0 da destra, sempre più piccoli, con segno negativo. Quindi abbiamo 2 per meno infinito, meno infinito. 2 per meno infinito è meno infinito, meno e meno infinito, meno per meno, più. Quindi abbiamo ancora la forma indeterminata più infinito meno infinito, o che sia meno infinito più infinito. Come è possibile trattarla in questo caso? Ho pensato, visto che operiamo con funzioni logaritmiche, di applicare le proprietà dei logaritmi. Ora, il 2 che moltiplica il primo logaritmo può essere portato ad esponente del suo argomento. Quindi ho riscritto logaritmo naturale di x meno 1, il tutto alla seconda. Sono andato a scomporre in fattori l'argomento del secondo logaritmo, quindi ho raccolto a fattore comune un x. Ora, se vedete, ho la differenza tra due logaritmi naturali, due logaritmi che hanno la stessa base. Posso riscrivere la base, posso riscrivere questa differenza come il logaritmo del quoziente dei rispettivi argomenti, quindi x meno 1 al quadrato diviso x che moltiplica x meno 1. Nell'intorno destro di 0, x meno 1 è diverso da 0. Quindi semplifico la frazione dividendo numeratore e denominatore per x meno 1. Mi rimane il logaritmo naturale di x meno 1 fratto x. È sulla funzione così riscritta che vado a calcolare il limite per x che tende a 1 da destra.
andando a sostituire al posto di x 1, otteniamo logaritmo naturale di 1 meno 1 fratto 1. Il denominatore chiaramente tende a 1, il numeratore tende a 0. Nell'intorno destro di 1 però 0 più. Prima di essere 0 questa differenza è positiva. L'argomento di logaritmo quindi diventa 0. 1, 0 alla destra, siamo alla destra di 0. Quindi qual è il comportamento di logaritmo quando il suo argomento è 0 più? Cioè qual è il comportamento del logaritmo naturale alla destra di 0, in un intorno destro di 0, avvicinandosi a 0? Il logaritmo, come detto sopra, tende a meno infinito e questo limite vale meno infinito. Quindi siamo riusciti a determinarlo. Ecco, direi che detto questo posso concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere magari come voi trovate questi esercizi o come avreste calcolato questi limiti. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.